si salva. Sempre per dietro, tu lo dici. È stata una bella partita, però purtroppo l'arbitro ci ha rubato il risultato. Niente, non ci resta che vincere al San Polo con Napoli. Questa domenica, rispetto a tutte le altre giornate calcistiche, casualmente tutti quelli sotto di noi o vicino di noi sono andati a vincere fuori casa. Questo ti fa capire. Un po' dura, però ci confidiamo sempre nello squalo, sempre. Ieri si è visto che ha lottato e noi meritiamo la salvezza rispetto al Chievo, che poi il Bologna, la Fiorentina gli hanno regalata la partita. I ragazzi hanno giocato benissimo, ha fatto una bella partita. Cosa dobbiamo dirgli più? È andato così purtroppo. Il pareggio è stato onesto, però quel gollicino era buono. Come lo che succede, il Chievo è andato a vincere, insomma, il pallone in rotondo, dai. Ragazzi, dobbiamo crederci fino in fondo, poi... Purtroppo speravamo in una partita vincente, però vabbè. Neanche le altre hanno vinto. Le altre hanno vinto, ma io scommetto che è tutto truffato questo campionato. Abbiamo due opzioni: vincere e sperare che una fra Cagliari e Spal perda. E ci teniamo stretto questa Serie A. Guarda, ieri sono andato al campo e sono tornato a casa arrabbiato, perché abbiamo perso quelle ultime possibilità che c'erano per rimanere in Serie A. Mo con l'ultima partita col Napoli non so come andrà a finire. Io non mi dimenticherò mai della mia città e di Crotone, perché è una bella città. Ci salviamo? Ma speriamo. Qua c'è il cuore dei sapori, vedi? A chi ci segue non solo da Crotone ma da tutta Italia, che cos'è la sardella? Spieghiamolo. La sardella è il caviale calabrese, si può dire. Risiede a Roma? Sì, esatto. Beh, ho visto giocare il Crotone alla grande. Gli ultimi 20 minuti non gliela facevano più. La stanchezza. Dovevano fare prima. L'allenatore Zenga non ci ha capito niente. Capito? Doveva fare prima i cambi, non che ha fatto i cambi dopo, l'ha fatti. La cosa importante è che l'Elas ci hanno sollevato dalle scatole, perché Chievo ed Elas noi ci ammazziamo, che ci abbiamo il derby. La cosa importante è che loro sono in Serie B, ci siamo salvati ieri grazie a Bologna, e mo, sperando che passi il Crotone, sperando che perde la spalla e vincesse il Crotone oppure anche un pareggio, si può. Se ieri lei ha seguito le partite, hanno vinto quasi tutte quelle che lottavano per la salvezza. Sì, ha vinto l'Udinese, il Cagliari, molte squadre. Poi il Cagliari poteva anche pareggiare o perdere anche a Firenze, anche l'Udinese, però questo è il calcio. Secondo lei c'è stato qualche biscotto, qualche pasticcino? Non lo so, ma... Ma guarda, mai dire mai nella vita, perché abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto che il Crotone ieri ha fatto una grande partita, però chiaramente siamo in opposizione perché il Cagliari ha vinto. Però noi siamo fiduciosi. Non tutto è perso, dipende anche dalle altre squadre, soprattutto dal Napoli e dalla Spal. Spero che il Napoli si metta la mano sulla coscienza e ci faccia rimanere in Serie A, sperando che le altre comunque non diano un risultato positivo e perdano le altre. Perché Rino Gaetano era un parente tuo amico. Ah sì? No, non sto scherzando, no, proprio un parente, non parente proprio di prima, parente diciamo un parente, po' alla là, però oltretutto era una persona, era una bella persona. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Forza Crotone, arrivederci. Forza Crotone. Sempre forza Crotone. La voglio sorridente. Ok. Ho i vito, vita mia, il Crotone è la mia vita e ti dico questo. Forza Crotone. Sempre forza squadra. Ce la faremo comunque. Ce la faremo? Okay. Forza Crotone! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.